È stata un successo la festa al Prato ad Arezzo per salutare il nuovo anno. I palloncini sono volati in cielo con le speranze degli aretini di avere un anno migliore. Frase fatta, sì, ma mai come in questo momento azzeccata. Il 2016 è stato, a detta di tutti, un anno molto difficile. Una festa bellissima, tra l'altro organizzata con tantissima fatica, con tantissimo lavoro del comune in primo luogo e di tutte le forze dell'ordine che questa sera stanno lavorando in maniera incredibile insieme anche alla polizia locale e tutti insieme, Vigili del Fuoco, 118 e veramente tutti gli uomini stanno vigilando per la tranquillità e la serenità di questa serata. Arezzo guarda avanti e per il nuovo anno ci saranno anche delle sorprese, come annunciato dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, con lui l'assessore Lucia Tanti che con il suo assessorato ha organizzato l'evento e gli assessori Marcello Comanducci e Gianfrancesco Gamurrini. Parte della giunta dunque ha brindato al 2017 sopra al palco dove si è esibito Busta. Che sia l'anno della riscossa degli aretini, io me lo auguro a tutta Arezzo, abbiamo le carte in regola per migliorare tante cose. C'è un progetto che si realizzerà il prossimo anno? Ce ne sono tanti, ma è un segreto. Aspettiamo il nuovo anno per dichiararlo. Sul fronte della cronaca è stato tutto sommato un fine anno tranquillo. Solo un 35enne si è recato al pronto soccorso per intossicazione da droghe, due le persone maggiorenni che si sono invece recate sempre al pronto soccorso per intossicazione etilica. Per quanto riguarda le culle, invece, spetta all'ospedale San Donato sia l'ultimo nato del 2016 che il primo del 2017. L'ultimo è un maschietto di nazionalità italo-serba. La prima nata del 2017 si chiama Mia, è italiana, è nata con parto cesareo alle 12:28.